diciamo, a seconda di molti, il migliore in campo. Ma è andata bene, dai, quando si fanno queste vittorie importanti deve girare tutta la squadra, e oggi un plauso speciale va a chi gioca meno, che si è fatto trovare pronto, come può essere Raffaele o come Felipe, che hanno fatto una partita importante. È stata comunque una reazione, diciamo, dopo le ultime sconfitte molto perentoria, il pubblico poi vi ha aiutato tantissimo. Tu come l'hai visto, cos'è cambiato rispetto alle tre trasferte? No, è cambiato solo il nostro atteggiamento, siamo tornati a fare quello che ci ha portato fin qui, ovvero stare tutti sotto la linea della palla, soffrire, e capire i momenti della partita e poi mettere in campo quelle che sono le nostre qualità. Senti, hai fatto un assist al bacio per Marco, una grande partita, avete saputo, come hai detto tu, soffrire, ma avete anche saputo colpire nel momento giusto. Sì, siamo stati bravi perché comunque sapevamo che nelle ripartenze avremmo potuto fargli male se non ci fossimo sfilacciati e avessimo concesso tra i reparti le loro giocate, diciamo, con Amsi, con Higuain e Caleon. E abbiamo contenuti bene, solo sul finale magari qualche mischia così, perché loro comunque ci provavano naturalmente, però abbiamo avuto anche l'occasione di ripartire e fare il 2-0 magari. 50 punti, gli stessi dell'Inter, il vostro cammino verso l'Europa è ripartito alla grande, direi. Sì, è ripartito alla grande, forse stasera molti pensavano che ci potessimo fermare un'altra domenica, e la dimostrazione che questa squadra c'ha grande voglia di raggiungere l'obiettivo. Senti, l'avevate preparata proprio così, perché tatticamente siete stati perfetti. Sì, abbiamo avuto pochi giorni perché venivamo da un tour de force importante, un po' di stanchezza sulle gambe, però abbiamo fatto pochi ma allenamenti mirati, e oggi è venuto fuori sicuramente una partita tattica, intelligente da parte nostra.